Massimo Damalacchi del comune di Castiglione Fiorentino, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura. Molto rapidamente, perché siamo in ritardo, grazie per la pazienza. Come forse intuite, è arrivato Marco Bocci. Io adesso passo subito il microfono a Massimiliano, prima Mario, prima Massimiliano. Non ci siamo messi d'accordo con Mario. Buonasera a tutti, io vedo un pubblico ansioso di ascoltare e di vedere Marco Bocci, quindi io vi ringrazio della presenza sempre numerosa, questo ci conforta e ci dà fiducia e ci fa capire che siamo veramente nella strada giusta. Credo che apprezziate tutti il fatto che quest'anno ci presentiamo anche con una forma un pochino molto più rivisitata e curata. Abbiamo cercato di curare anche i dettagli, dalle sedie, da tutto, quindi ecco, cerchiamo di fornire, di dare un veramente di fare non solo spettacolo, ma anche di far stare bene il nostro pubblico, quindi, e i nostri ospiti. Quindi vi ringrazio e buona visione a tutti. Farò un lungo discorso così ora. Però mi devo rifare, perché io sono passato dal comune qua, mi hanno calpestato, nessuno mi ha salutato, tutti a guardare quel signore con la camicia nera. Ho capito che è molto apprezzato, quindi facciamo che non ci sono più perdite di tempo. Allora, io chiamo, visto che potremmo dire qualsiasi cosa, tanto nessuno ci ascolterebbe, chiamo Alessandro Bardani, che condurrà l'intervista con... diciamo fra un po'. Buonasera a tutti e ben ritrovati qui per la seconda serata della Sagra del Cinema. Facciamo un bel applauso caloroso, scaldiamoci. Allora, tanto bando alle ciance, adesso parlerò più brevemente possibile. Lui è un ospite molto voluto qui, artisticamente è un bravissimo attore e anche un bravissimo autore, ma bando alle ciance, abbiamo qui con noi Marco Bocci. Eccoci. Buonasera a tutti e buonasera e grazie anche ad Alessandro Bardani, che da sceneggiatore stasera si presta come... Perdonatemi se non sarò proprio ogni tanto non dico all'altezza, ma sicuramente farò qualche imprecisione, perdonatemi. Benvenuto Marco e accomodati. Grazie. Pure facciamo un altro applauso, che mentre si siede è carino. Come va ragazzi? Tutto bene? Siete molto fortunati a stare, abitare, vivere in questo posto splendido e meraviglioso, ragazzi, vi invidio, eh? È bellissimo Castiglione Fiorentino, e poi devi vedere dopo come si mangerà, Marco, dopo. È una cosa, hanno tutte le istituzioni, assessori, sindaci, veramente uno più alcolizzato, no, una cosa incredibile, no, scherzo Mario. Allora, innanzitutto benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Io però cambio, perché sto qui via di Penzolanti e fa veramente orrore. Come stai? Bene, abbastanza bene, un po' senza voce purtroppo, ma ho fatto una giornata di set che conosci bene. Infatti vieni da un set e ci puoi anticipare qualcosa, da dove vieni ora? Ma vengo da Roma, geograficamente parlando, da un set che insomma è un nuovo lavoro dove faccio un direttore d'orchestra. Lo vedremo nei panni di un direttore d'orchestra. Marco, fai vedere un po' come le cose che hai imparato da direttore d'orchestra. Ma prendere per il culo subito. Com'era? Perché stavo in macchina e faceva... facevo le prove in macchina, capito? Da lontano sembrava che smadonnava contro uno al telefono, invece stava facendo le prove. Allora Marco, tu sei venuto qui perché a noi ci interessava parlare di un tuo ruolo che hai ormai da qualche tempo, che è quello di autore. La gente ti conosce come attore da teatrale, da Modigliani, in televisione a Scialoia, fino ad arrivare a Calcaterra, a Italo, al cinema. Però insomma tu... Calcaterra, no, è bello perché c'è avuto quasi un orgasmo, è stato meraviglioso. Diciamolo, Calcaterra. Allora, detto ciò, invece Marco verrà qui a parlare del suo primo libro. Sì, vero? Ti dirò tutto quello che mi chiederai, che risponderò a tutte le tue domande. A Torbella Monaca non piove mai. Quanti di voi lo hanno letto? Grande quello
Ammazza due. Ah no, la tre. Ah no, ce ne sono. Ah, ecco, ecco, ecco. Grazie. Bene, bene. Dunque, allora Marco, innanzitutto ti volevo chiedere una cosa. Perché a Torbella Mocano non piove mai? Perché hai scelto questo titolo e ancora prima quando hai sentito l'esigenza di raccontare una storia e di voler scriverla? Allora, guarda, cercherò di essere breve, anche se di solito non lo sono, però non vorrei annoiare chiunque. Allora, perché a Torbella Monaca non piove mai? Non te lo posso dire, perché altrimenti ti svelerei qualcosa di troppo. Insomma, il titolo si motiva e si spiega piano piano leggendo il libro, quindi mi dispiacerebbe poi raccontare per le persone che se lo dovranno leggere qualcosa che sarà bello consumare passo dopo passo. L'esigenza di scriverlo nasce da... La volontà nasce da lontanissimo, perché io già da ragazzino mi dilettavo nello scrivere poesie, però poesie. Nei banchi delle scuole mi scrivevo poesie. Marciano in Umbria mi scrivevo le il poesie. Piccolo Leopardi Boccino. Poi diciamo ho cominciato a scrivere piccole storie, racconti, eccetera, eccetera, fin quando ho cominciato un po' ad allargarmi a scrivere un romanzo. Però, tornando a ciò che mi hai chiesto nello specifico, il bisogno, l'esigenza nasce dalla volontà di sfogare in qualche modo determinate cose che mi erano accadute, che erano accadute a me e a alcune persone che stavano intorno a me, ingiustizie, avventure, disavventure, eccetera, eccetera, che mi procuravano molto malessere e malumore. Dovevo trovare un mezzo, una via per sfogare questo malumore, questo disagio, eccetera, eccetera, e quello di raccontarle in un libro per renderle per assurdo pubbliche è stata una via di sfogo molto, molto efficace. Perché poi credo che questo libro nasce perché tu da l'Umbria, da Marciano, ti sei trasferito a Roma e hai vissuto proprio a Torbella Monaca. Sì, quindi questo credo che abbia un po' inciso, ti abbia segnato molto come quartiere. Guarda, mi ha segnato perché, mi ha segnato più che altro perché mi ha ispirato molto. Quello che racconto in questo libro in realtà è ritrovabile in tutte le periferie, i piccoli centri d'Italia. Torbella Monaca potrebbe essere Scampia, Quartogiaro o anche qualche Savera. Assolutamente sì, ma potrebbe essere anche la periferia di Firenze, la periferia di Perugia, la periferia di Milano. Insomma, sono dinamiche umane e le dinamiche umane si trovano ovunque. Il luogo non è determinante per ciò che avviene. È chiaro che però Torbella Monaca per me è stata una fonte di grande ispirazione visiva, di esperienze, eccetera, eccetera, e quindi ho deciso di ambientare la storia proprio lì. Allora, questo libro, Marco, parte un pochino, se vogliamo, da un principio pasoliniano, no? Cioè, Pasolini diceva il contesto determina l'individuo. E quindi c'è questo ragazzo, o in generale anche i vari personaggi del libro, che tentano di farsi o rifarsi, perché ha sbagliato in precedenza, una vita, ma in alcuni contesti sembra che il compromesso, cioè varcare quella soglia chiamata legalità, sembra indispensabile per avere semplicemente una vita normale. Allora il protagonista del tuo libro, Mauro, se non fosse nato a Torbella Monaca, secondo te, avrebbe fatto gli stessi errori? E se tu non fossi vissuto, sì, a Torbella Monaca, avresti scritto forse un altro libro? Cioè, sei d'accordo con Pasolini che il contesto determina in maniera indelebile la persona? Guarda, avrei scritto un'altra storia? No, perché i motivi per i quali ho scritto questa storia sono gli stessi che avrei avuto se fossi vissuto ai Parioli o a Firenze, in qualsiasi posto, perché parla della società. Parla degli uomini che sono tutti uguali e che hanno tutti, chi in un modo e chi nell'altro, lo stesso problema. È chiaro che l'avrei ambientato altrove magari, perché non avrei avuto quegli influssi che mi sono arrivati da quei due anni di esperienza in quel posto, che mi hanno affascinato. È vero pure che il posto dove vivi contamina, condiziona tantissimo le proprie scelte, le proprie possibilità. E quindi sicuramente Mauro, il protagonista di questo libro, se fosse stato vissuto, se fosse cresciuto in un altro posto, magari con dei riferimenti di vita diversi, non avrebbe fatto gli stessi errori.
È vero anche però che Mauro gli errori che fa non li fa tanto per l'ambiente dove vive, lo fa nella ricerca. Apriamo una piccola parentesi, altrimenti non capisce nulla nessuno. Mauro è un bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo che si è sempre applicato nella vita, è figlio di una famiglia rispettata, di brave persone, eccetera, eccetera, che però subisce la famiglia dei torti, ma dei torti tra virgolette, che sono quei torti che abbiamo un po' tutti. Non riesce a stare, muore la nonna che campava tutta la famiglia e quindi si ritrovano senza pensione, non sanno come andare avanti perché c'è un affittuario che non gli paga l'affitto in un locale dove per comprarselo ci hanno pagato il mutuo tutta la vita e non sanno praticamente veramente come andare avanti. Mauro, costretto diciamo in qualche modo a soccombere a mancanze eccetera eccetera che vengono da condizioni che scoprirete leggendo il libro, decide di cambiare la propria natura. Ma lo decide quasi meccanicamente, diciamo, gli viene da dentro, però decide di fare delle cose che non gli appartengono. È chiaro che ognuno di noi ha una natura ed è molto dura e complicato cambiare la propria natura. In soldoni, se nasci buono, buono resti. E se vuoi fare qualcosa che va al di là del tuo carattere, del tuo temperamento, della tua educazione, della tua storia, poi mantenere fede a delle scelte che fai in maniera definitiva diventa molto difficile, soprattutto quando fai qualcosa che non ti appartiene, ed è molto probabile che oltre a distruggere la tua vita distruggi anche quella delle persone che ti stanno vicino e che hai cercato di aiutare. Applauso alla domanda e alla risposta. Grazie. Allora, questo è grande intrattenimento di qualità, signore. In realtà cerco di spiegare in maniera esplicita, ma non troppo, per non svelare nei dettagli, certo, per certo, chi leggerà, certo, quello che è stato il movente per poi che mi ha invogliato a scrivere questo libro. La prossima domanda che volevo farti forse è un pochino tecnica, però diciamo, scrivendo un libro tu hai avuto un rapporto con una casa editrice, con un editore, con uno story editor, rispettare delle consegne, insomma, che anch'io da sceneggiatore conosco, quindi avere la paura di non avere ispirazione, di non portare a termine il lavoro entro una determinata data. Come è stato scrivere inizialmente per passione e poi farlo diventare un lavoro e quindi seguire delle regole del mercato, e quindi forse molte volte queste regole del mercato snaturano un po' la natura, almeno da parte di chi pensa di condurre l'autore ad un risultato che potrebbe vendere di più, che però molte volte non corrisponde alle abilità artistiche dell'autore stesso. Allora, guarda, in realtà io devo ammettere che ho stato un privilegiato, perché è vero che ho sempre amato scrivere, l'ho fatto fin da bambino, ma è vero anche che non è il mio mestiere. Io vivo di altro, faccio l'attore, ho studiato recitazione, ho fatto teatro e la scuola di teatro, poi ho cominciato a lavorare. E quindi automaticamente per me scrivere un romanzo non diventa indispensabile come lavoro, diventa indispensabile a livello emozionale, ma è molto diverso, perché sì, è un'altra tranquillità, c'hai un'altra tranquillità, anche un'altra onestà, e quindi dire, automaticamente ho potuto reggere botta in maniera molto tranquilla con i vari editor e case editori. Per case editrici e editori. È proprio in Italia, Marco, un applauso, grazie. E ho potuto reggere botta, per reggere botta intendo questo è il libro, se lo volete bene, se no sti cavoli non lo pubblico. È chiaro che nel momento in cui fai un contratto con un editore devi cercare di attenerti a certe regole. Per esempio, io prima questo libro l'avevo scritto tutto in prima persona presente. Prima persona presente è una forma che per me, non scrittore professionista, è più facile, perché posso immedesimarmi nel personaggio, ma credo che sia una forma più, gusti personali naturalmente, più giusta anche per il lettore, e posso immedesimarmi nel presente, nei movimenti del personaggio, nei pensieri del presente del personaggio, raccontando ogni momento come presente. È chiaro che in narrativa molto spesso questa non è una forma, prassi, diciamo, che viene molto apprezzata, e quindi ho dovuto accettare il compromesso di non scriverlo in prima persona.
e quindi diciamo che se ero partito con tanto, tantissimo entusiasmo, un po' per strada ne ho perso, perché trasformare un libro totalmente scritto in prima persona presente, in terza persona passato, diventa una bella rottura di coglioni, lo garantisco, scusate il linguaggio. Però una volta entrato nel meccanismo, trovata la forma giusta, mi sono umilmente inchinato a chi probabilmente ne sapeva più di me, ma il prossimo libro lo sto scrivendo in prima persona presente. E si chiamerà Io. Allora adesso però, questo libro, questo tuo primo romanzo A Torbella Monaca non piove mai, ha un'ulteriore evoluzione, ovvero sta per diventare il primo film che vede Marco come, oltre che sceneggiatore, anche regista, la sua opera prima. Ed è un salto non da poco, diciamo, soprattutto perché lui ha già una carriera da attore, quindi fare il salto, no? Ha ancora più rischi, diciamo, perché lui è già sotto un po' i riflettori di tutti, addetti ai lavori e pubblico. Com'è, insomma, questa cosa da... questo, perché questo salto? Perché chi te lo fa fare, uno direbbe? Cioè, perché questo salto alla regia? Guarda, chi me lo fa fare me lo... quante volte ce lo siamo chiesti, perché Alessandro Bardani, adesso sta qui con me, però Alessandro Bardani, insomma... ha scritto la sceneggiatura di questo libro insieme a me, quindi ne sa qualcosa. Questo film, scusate. Però mi hai bruciato la mente, dopo ti volevo chiedere. E poi ti sei accostato all'eccellenza della sceneggiatura italiana. Al vago dopo, no? Ti sei accostato all'eccellenza. Dillo tu. Vedi, però, con questo sveliamo che non abbiamo nulla di preparato. No, non è vero, io avevo il terrore di intervistarlo per paura di fare qualche gaffo, perché non è il mio lavoro, però insomma, dato che Marco insomma è un amico, mi sono... Però ha ragione, insomma, mi sono accostato all'eccellenza della sceneggiatura italiana, Alessandro Bardani, e proporrei un applauso, ragazzi. Tocca terra! No. E quindi com'è stato? Cioè, il salto, perché tu, ma tu hai accumulato ore e ore di set, quindi sai più o meno... cosa significa essere sicuramente un attore, ma anche credo un po' un regista, insomma vivere, hai vissuto direttamente o indirettamente tanti ruoli in un set, no? Com'è questo salto da regista? Come sono, anche se sei in preparazione, già hai qualche cosa da dirci? Allora, già ho da dire che odio tutti gli attori. Dal punto di vista del regista, io tu una volta mi hai detto, io se fossi un regista mi odierei come attore. Sì, è vero, hai detto bene. Perché io sono un attore un po'... sono uno che quando arriva sul set rompe i coglioni a tutti quanti, insomma. Quindi cazzeggia, ride, gioca, rompe le scatole al regista. E quindi da regista adesso mi rendo conto quanto è fastidioso avere soprattutto amici attori che ti rompono i coglioni. Perché insomma tu c'hai mille cose, pensi... è tutto un po' sulle tue spalle, quindi di momenti liberi ne hai veramente molto pochi. Però sai, il passaggio secondo me è stato diretto, perché ho avuto, sentito e sento ancora l'esigenza e il bisogno di raccontare questa storia che parla di problemi veri, di problemi reali, di problemi e dinamiche umane, ma in maniera assolutamente non intimista, non eccessivamente autoriale, non pessimista, ma in maniera estremamente pop. Un pop d'autore, diciamo, in maniera estremamente popolare, ritmata, speranzosa, anche se i personaggi sono in difficoltà, perché sono molte le famiglie che vivono in difficoltà, ma per difficoltà io non dico che stanno male, cioè che comunque sia, è un momento in cui di difficoltà ce ne sono, sia per portarsi lo stipendio a casa, crescere i bambini, istituzioni magari molto spesso sono lontane, eccetera eccetera. Quindi volevo raccontare certe cose non in maniera intimista, pessimista e distruttiva, in maniera speranzosa ma reale, speranzosa attraverso la positività delle persone che non si arrendono, ma attraverso anche dei ritmi narrativi e delle suggestioni narrative che potessero in tutti i modi accogliere lo spettatore e dargli la possibilità di vedere un film intrattenendolo davvero, perché secondo me il film, il cinema è anche questo, non è solo denuncia, ma è denuncia. Cioè un cinema di contenuto, ma che non perde quel lavoro di intrattenimento. Un che cinema deve di contenuto che cerca anche di lasciare la sala estremamente soddisfatta.
Allora Marco, fare un regista significa anche fare un cast di attori. Allora, io so che tu hai dovuto veramente cercare a fondo la protagonista femminile, hai cercato in lungo e largo, non sapevi veramente come trovarla. E è un'attrice veramente molto brava, molto bella, molto importante, che ha lavorato con grandissimi registi. Vuoi dirci chi è e soprattutto perché hai scelto proprio lei? Allora, tu ci ridi, e giustamente, però voi non potete capire che cosa è stato convincerla a fare questo film. Posso dire una cosa? Laura, mentre stavamo scrivendo il film, arriva lei, di solito tutte le attrici dicono voglio un ruolo più grande, voglio essere arrivata, ha fatto non mi aggiungo una battuta. No, come è stato quando il momento in cui gliel'hai proposto? Allora, io ho cominciato a proporglielo dicendo guarda Laura, te lo dico, il personaggio femminile io lo sto scrivendo su di te. Quindi è un ricatto di base. E mi ha detto non ci provare nemmeno, sicuramente sarà ispirato a qualche tua ex. Ecco. Perché il libro hai cominciato a scriverlo prima che noi ci conoscessimo. Ho fatto, in qualche modo cercava di sviare perché giustamente dice tu la fai troppo brodosa col lavoro, tu fai troppo lunga, c'hai troppa passione, a me sul set mi scoccerei immediatamente, non ho voglia di fare le prove, non ho voglia di leggere, figurati se dobbiamo lavorare e poi stare a casa, tornare la sera insieme. Alla fine, insomma, tramite ricatti personali sono riuscito a convincerlo che se avessi aperto un casting vero e proprio avrei fatto molto prima a trovare un'attrice. Ricatti veri personali, perché poi l'hai visto tu, no, quello vero, che racconta lui, non sono battute, è vero. Scrivevamo a casa, ogni tanto si affacciava, non vi azzardate a scrivermi mezza scena in più perché non ci vengo. È vero, è una molto molto molto, diciamo, strong. Allora, tu, insomma, con la signora Chiappi in Bocci, diciamo, hai fatto due splendidi boccini, diciamo così. Enea e Pablo, che sono due ragazzi, bambini, bimbi stupendi, e volevo chiederti, questa cosa mi allaccia poi a quello che mi hai detto qualche tempo fa, che prima eri un fiore. Comunque, la paternità come ha influito sulla tua carriera, sulle tue scelte, proprio sul, anche nel tuo, posso nel, tuo, nella tua quotidianità? Dimmi tutto. Allora, fino a 3 anni fa non avevo bambini, in 38 anni non ero mai andato all'ospedale in vita mia. Negli ultimi 3 anni sono stato ricoverato 2 volte, una volta per 10 giorni, l'ultima volta per 1 mese e mezzo. No, giocando naturalmente. Giustamente i bambini, insomma, poi tu lo sai, il nostro lavoro sembra che non facciamo un cavolo, ma vi garantisco che sembra. Perché per realizzare un film, una serie, una serata, considerate che in media si girano di un film 3-4 minuti al giorno. Giornate di 10 ore, c'è una preparazione e un lavoro veramente senza tempi, senza ritmi, è veramente difficile dedicarsi a qualcos'altro quando si fanno lavori soprattutto importanti e soprattutto lunghi, e si arriva ad essere a fine film totalmente stravolti. La fatica è tanta, quindi magari poi tornando a casa la sera non ti riposi più come una volta, ma stai dietro la famiglia e i bambini, quindi ti metti a giocare ed è chiaro che influisce, però è chiaro anche che ti garantisco che Marco è una macchina da guerra, prima all'1:30 di scrivere e alle 6:30, 7 in piedi ad accompagnare i bambini a scuola. No. Torno a casa verso le 9:30, 10, io mi svegliavo verso le 11, facevo buongiorno Marco, lì mi abbatterà, capito? Insomma, come prima cosa, no? Già era nero, io pieno di energia e lui dai. No, però è chiaro che automaticamente ti aprono una prospettiva di vita una cosa molto prima, diversa. Che il nostro lavoro è molto faticoso, e tu nella tua carriera hai fatto cinema, hai fatto televisione. Da attore che differenza c'è sul set di una serie, di una fiction o per un film cinema? Se ci sono differenze, se hai trovato più differenze. Guarda, ormai, secondo me, una volta ce n'erano, ormai le differenze non ce ne sono minime, sono veramente minime, anche perché il mercato del cinema è in grande crisi in Italia e quindi si tende a fare film sempre con meno mezzi, con meno soldi a disposizione e automaticamente con meno tempo. E quindi si fanno film in 4 settimane, in 5 settimane, ed è quanto all'incirca serve per fare una puntata di una serie televisiva, quindi il minutaggio all'incirca è lo stesso. È chiaro che quando fai cinema molto spesso si fanno scelte più decise, più
più determinate, quindi si gira meno, si fanno meno inquadrature, perché non serve coprire meno scene al giorno. Sai, non tanto le scene, il numero delle scene ormai è quasi lo stesso, quasi, dico, però si sceglie una linea più decisa. Scegliendo una linea più decisa, il regista ha bisogno di fare meno tagli, per assurdo, perché sa dove vuole andare, sa come vuole lo stile di quel film, sa come sarà montato e quindi gira quello di cui ha bisogno. In una serie televisiva questo non è possibile, perché il controllo nella lunga serialità è molto più difficile, quindi ci si tende sempre a pararsi il culo proprio, e quindi a girare molto di più in una singola scena di quello che si potrebbe, e quindi si fanno più tagli, perché poi magari non c'è la possibilità di seguire il montaggio in maniera maniacale come in un film per il cinema, e quindi diventa più faticoso. Però come numero di scene al giorno all'incirca siamo lì. Senti, Marco, tu hai fatto un personaggio che ti ha portato alla ribalta, che è Scialoia, il buono, la legge, colui che rappresenta il bene, il romanzo criminale, accanto anche a Francesco Montanari, che è il mio co-direttore artistico. Romanzo criminale è stato un pochino uno spartiacque, no? C'è un prima di romanzo criminale, dopo romanzo criminale per quanto riguarda la serialità italiana. Ed è bellissimo perché è stato diretto da Stefano Sollima, e è stato interpretato egregiamente da voi, ed eravate tutti un pochino emergenti, tutta la prima vera occasione. Quando realizzavate romanzo criminale, vi rendevate conto di cosa stavate facendo, o c'era un'inconsapevolezza o un non saper bene dove andare? Assolutamente no, non ci rendevamo conto di nulla, anzi c'era una sorta di paura, perplessità. Sai, noi abbiamo fatto adesso vanno di moda le serie che vengono dai film, noi siamo stati i primi, sì, e venivamo da un film di Michele Placido che era spaccato, che era romanzo criminale, e quindi noi avevamo la paura di essere i fratellini minori sfigati dei protagonisti di romanzo criminale. Non c'era assolutamente questa percezione. Anche Stefano Sollima era un bravo regista, ma era sconosciuto. Adesso Stefano è un talento, Ha fatto Gomorra, Acab, Suburra. Suburra ha fatto il sicario, soldato, devo dire, a Los Angeles adesso, lavora in maniera. Però allora anche Stefano era quasi non emergente, però era la prima vera occasione che ha sfruttato in maniera magistrale, quindi non c'era questa percezione. Abbiamo cominciato a sentirne il profumo quando abbiamo cominciato a vedere i primi premontati. E tu quando ti sei accorto, proprio camminando per strada, che il tuo personaggio e la serie aveva avuto un impatto così forte tra le persone? Ma guarda, ci siamo resi conto subito, perché noi siamo diventati, tra tutti gli attori del cast, siamo diventati molto uniti. È stata un'esperienza grande che ci ha unito tutti e siamo diventati tutti molto amici. E subito ci siamo resi conto che era impossibile andare a mangiare una cosa insieme a Roma, come se il giorno dopo di romanzo criminale tu ti trovi in un ristorante tutti i protagonisti della serie che stanno mangiando insieme. Era impossibile camminare per strada, tutti si immedesimavano in maniera pazzesca, ma poi a Roma, poi in tutta Italia, ma a Roma in quel momento poi era sentitissimo, insomma. Ci siamo resi conto immediatamente, perché poi uscirono delle critiche magistrali, delle recensioni che ci lasciarono assolutamente sorpresi totalmente. Subito la volontà e l'intenzione di fare una seconda stagione proprio immediatamente, e quindi certe cose le senti subito. Il riscontro con la gente è quello che ti dà il metro fondamentale del successo, di quanto è gradita un'interpretazione, un lavoro che fai, eccetera eccetera. Se esci per strada e non ti si incula nessuno, è chiaro che forse sbaglio qualcosa. Se senti il calore della gente, l'affetto delle persone, l'immedesimazione delle persone, è chiaro che automaticamente ti rendi conto che quello che hai fatto e stai facendo le persone le prende, le coinvolge. E il romanzo criminale è uscito, diciamo, in un momento in cui ancora realtà come Netflix o MySky, diciamo, erano work in progress.
Diciamo che oggi appunto queste realtà danno una forte indipendenza allo spettatore, cioè lo spettatore non è più legato a aspettare il giorno, l'orario per vedere qualcosa, ma ha una sua volontà, può vedere quello che vuole, soprattutto quando vuole, una puntata o tutta la serie addirittura in una maratona unica. Secondo te questo nel mercato come fluisce fa bene, fa male, sei d'accordo o pensi che sia inevitabile? Ma sai, è inevitabile perché sono cambiati, cambiano le generazioni, cambiano, sai, ormai anche la TV. Per quale motivo non esiste più il programma e basta, ma si aprono ogni giorno sempre più portali? Perché i giovani non hanno il concetto di tornare a casa la sera e vedere la TV. La serie ormai se la vedono nel telefonino, se la vedono nel computer, quando si rinchiudono in camera, e quindi automaticamente cercare di andare incontro al mercato, cercare di dargli, comunque sia, di non perdersi quei clienti e dargli quindi la possibilità di vedere determinati prodotti anche come preferiscono loro. È chiaro che il cinema ne risente tantissimo, è altrettanto chiaro però che il fascino, il sogno e la magia del cinema, per quanto tu possa vedere un film è unica, bravissima, dentro l'iPad o in televisione, il fascino della sala non te lo riproporrà mai, insomma. Bene, allora qui vogliamo fare qualche domanda dal pubblico, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ma vogliamo fare anche un applauso ad Alessandro Bardani, no, che no, no. Il suo mestiere stasera era tesissimo, agitatissimo. Grazie, e troppo fuori, un tempo all'occhio questo applauso, però ma contento. C'è qualche domanda che volete fare a Marco? C'è qualcuno? Con calma, uno alla volta, bene, calma, vi abbiamo preso, vedo. C'è un muro, vi sentite voi? Cioè potete fare una... Non c'è nessuno? Bene. C'è qualche domanda che volete fare per Alessandro? Ditemi. Neanche... Vabbè, noi abbiamo dato questo apporto. Ecco, una domanda tecnica. Signore, una domanda molto tecnica. Sì. Ha detto quale personaggio tu, traduco la signora, quale personaggio ti assomiglia di più di quelli che hai interpretato? No, è vero, ha chiesto se avevi portato Laura e Nero. No, non l'ho portata perché stava lavorando Laura oggi. No, non è, purtroppo non c'è. Avremmo voluto fare, guarda, all'inizio era nata come ci facciamo 3 giorni e ci riposiamo, veniamo io, Laura, tutta la famiglia. Invece alla fine io ho lavorato fino a 3 ore fa, Laura pure, siamo rimasti incasinati. È venuto di corsa. Quindi è venuto io e basta. Senti, invece no, una domanda te la devo fare io. Di tutti i personaggi che hai interpretato, qual è? Ce n'è uno che ti assomiglia di più, uno invece che detesti o che hai avuto più difficoltà ad abbracciare? La domanda del cazzo, compita, andiamo altre. No, perché ma guardavo e di. Ma tu da me, che vuoi? Sa fa domande ragazzi proprio, cioè io sto perdendo più. Ma devi vedere l'ultima, no, l'ultima per prendere. C'è un proseguo di solo? Sì, però con calma, ho fatto una domanda, adesso lei Alessandri, con calma. Guarda, c'è un proseguo di solo che uscirà a ottobre uscirà la seconda stagione di solo. E che l'aspettiamo molto perché la prima è meravigliosa e la potete vedere anche adesso su Netflix. Prima stagione, giusto. E appunto, quindi solo, il tuo film? Il mio film. Teatro, sei impegnato? Anche ti possiamo vedere a teatro? Domanda o no? Perché beh, tu teatro, sei a 360 gradi. Teatro, ci sono 2 progetti che sono molto interessanti, però bisogna capire insomma se farli partire o no, perché a me piace dedicare molto tempo alla famiglia, ai bambini, lo sai bene te insomma, perché t'ho costretto a venire a casa mia a scrivere con le 2 belve che facciano casino intorno a noi. Lo spettacolo in teatro adesso ho paura che sono un po' piccoli loro, e quando fai teatro parti per delle tournée, stai via anche 3-4 mesi senza riuscire mai a tornare a casa, credo che non ce la farei in questo momento. Allora, applauso a Marco. Bravo. Domanda signora? Prego, vai, c'è anche il microfono. Prova. Prego signora. Si sfoghi. No, volevo sapere, c'è un collega attore che con cui non vorresti mai lavorare perché non lo sopporti. È Francesco Montanari, apportamelo qui. Francesco Montanari è una persona detestabile, poi l'avrete conosciuto, penso, no? Lo conoscerete, insomma. Sì, Francesco credo che sia proprio... No, non è vero. No, in realtà, guarda, io credo di non aver mai discusso con nessun collega, non c'è nessuno che mi sta sulle palle, mi sono sempre preso con tutti, anche perché litigare con me è veramente molto difficile, perché
sono abbastanza conciliante, non mi interessa, con le persone ostili, dalle persone ostili prendo subito distanze, e però vengo subito percepito per quello che sono, insomma, sono molto chiaro, molto limpido fin da subito, quindi è difficile. Non c'è un collega che mi sta sulle palle, non c'è un attore che non sopporto, e non so, forse Alessandro, perché è molto puntiglioso. Quando scrivevamo insieme era capace di soffermarsi su un aggettivo simile anche per 20 minuti. E qual era la mia risposta? Alessandro, io di queste cose non le voglio sapere nulla, veditela da solo, sono pippe mentali tue. Io stavo tra accattivante e entusiasmante, capito? Marco, entusiasmante, accattivante, accattivante, no? O entusiasmante? Ma no, forse accattivante, poi andavamo avanti, no, no, forse aspetta, forse Marco era più giusto entusiasmante, fai come cazzo ti pare, non perdiamo tempo dietro a questa roba. Però dopo ne balza la pena, no? La pena, ne balza la pena, concordo. Allora, poi c'è qualche... ecco, c'è una domanda dalla... Sì. Grazie, grazie ragazzi. Per... allora, prego, allora, prego. Volevo sapere, nel suo stato emozionale, è più bello fare l'attore o scrivere? Dov'è che c'è più profondità? Allora, guarda, questa è una bella domanda. Perché... applauso alla domanda. Sì. Allora... c'è più... nella scrittura è diverso, perché per me la scrittura rappresenta la possibilità concreta, vera, di evadere totalmente, di immaginarmi un mondo come lo voglio io, di mettere in scena, di scrivere delle dinamiche che voglio raccontare io, che sono mie, intime, personali. Anche per esempio in questo romanzo qua ci sono due personaggi, che sono due fratelli, Mauro e Romolo, che sono entrambi parte di me. Ci sono delle caratteristiche fisiche, tic, eccetera, eccetera, che sono suddivisi nei vari personaggi che mi riguardano. E quindi a livello proprio di ispirazione, di possibilità di sfogo, eccetera, eccetera, c'è una possibilità così grande che a volte facendo l'attore non hai, perché anche dentro l'attore tu devi stare dentro la rete di un personaggio. Devi costruirti una gabbia, puoi lavorare di fantasia, interpretare, ma dentro quella gabbia devi stare. Nella scrittura no. Ma soprattutto la cosa bella della scrittura è che può farlo chiunque. È una valvola di sfogo, che non devi essere bravo per farlo. Perché anche se sei un disastro a scrivere, non è che la soddisfazione ce l'hai soltanto nel momento in cui un editore ti pubblica il libro. Ce l'hai anche nel momento... in cui tu hai finito di scrivere quella storia che ti sei inventato. È una cosa che si appaga da sola e appaga te stesso. Quindi la scrittura è, sai, forse è stato proprio anche il primissimo amore, perché io prima ho cominciato a scrivere e poi ho cominciato a fare la scuola per fare l'attore. Quindi insomma la scrittura secondo me è veramente una possibilità di sfogo, di immaginazione, di desiderio, ispirazione, sogno, magia, molto grande. A un certo punto mi sembravi imbattiato. Magari. Allora, noi c'è qualche altra domanda per non deludere nessuno? Cioè, eccolo, vedi, hai visto? Te lo fa apposta perché sta di là, vedi? Quella è una cattiveria, secondo me, non è una domanda. E così andiamo a concludere il nostro incontro. Volevo fare una domanda, ma... con calma, vai. Molto rilassato sei tu. Hai preso il Lexotan, no? Sei lucido. Sì, sì. Scherzo, prego. No, la domanda che volevo fare era il sogno che di fare l'attore è stato difficile o è stato facile fare tutto il percorso, scuola, d'attore, eccetera? Guarda, è stato difficilissimo, ma difficilissimo sul serio, perché io vengo da una piccola realtà, vengo dalla provincia, e io, uno, in maniera casuale, ho scoperto che fare l'attore poteva piacermi, perché ho incontrato una persona, un regista, casualmente ad una sagra, la Sagra della Fragola, a San Biagio della Valle. Ho incontrato un regista che veniva da Genova
di 75 anni, si chiama Giorgio De Virgilis, che si era stancato del teatro, della vita da teatrante, e quindi si era comprato una torretta a San Biagio della Valle, perché non si ritrovava più nel teatro. Uno di quelli che ha fatto sempre teatro, stava nella compagnia di Edoardo De Filippo, lui considera. Cominciai a parlare con lui e subito lo trovai una persona di un fascino pazzesco. Quindi ci prese la folle idea, anzi lui me lo propose: perché non ci vediamo di lunedì, io, te e qualche amico tuo, e cominciamo a parlare di teatro, studiamo dei testi. Io organizzai un gruppo di amici, il primo appuntamento eravamo in 10, il secondo lunedì ero soltanto io e lui, non era più venuto nessuno, anche perché da lì abbiamo cominciato a fare un'associazione culturale e abbiamo cominciato a fare degli spettacoli proprio di piazza. Giravamo per le campagne di Perugia, facciamo un bucio di culo tremendo, preparavamo i testi, costruivamo le scenografie, montavamo, smontavamo, finché non ho capito, cavolo, a me sto mestiere mi piace davvero. Mi sono trasferito a Roma, ho cominciato a studiare al Conservatorio Teatrale, poi ho avuto una grande possibilità di iniziare a studiare e lavorare con uno dei più grandi maestri e registi italiani ed europei, che si chiama Luca Ronconi, che è morto purtroppo qualche anno fa. E con lui è stata un'esperienza che mi ha proprio fatto capire quanto fosse difficile fare questo mestiere. Uno importante: noi facevamo 15 ore di prove continue al giorno, tornavamo a casa la sera e dovevamo impararci i testi a memoria per il giorno dopo, che avremmo fatto altre 15 ore di prove. In un attimo mi trovai da un ragazzino che voleva fare questo mestiere perché ha visto sul campo che in qualche modo gli piaceva, ad avere di fronte gente come Mariangela Melato, perché lavorava con lui, una delle più grandi attrici, secondo me, insomma, strepitose che c'è stata nella storia del cinema italiano, ma anche nella storia del teatro, insomma, italiano. Assolutamente. Massimo Popolizio, che era un attore storico di Ronconi, un grandissimo attore italiano. E subito capì, insomma, che serviva un impegno totale. Non è un mestiere che puoi fare veramente con la mano sinistra. E sono stato fortunato pure ad aver incontrato mia moglie dopo, perché devi dargli tutto a questo mestiere. È un lavoro cattivo. Mi devi dare tutto e poi non avere niente. Ma soprattutto è un lavoro perfido. È vero. È un lavoro perfido perché immagina la follia di un attore, una persona che decide volontariamente di mettersi sotto giudizio del prossimo per tutta la vita. Non è bello stare sotto giudizio del prossimo, ok? Dimmi tu cosa ne pensi di me. Faccio questa cosa, dimmi come l'ho fatta. L'ho fatta bene, l'ho fatta male. Quante insicurezze possono nascerti, quante paure, quante incertezze. Per tutta la vita, consapevolmente, tu decidi di essere posto a critica, a giudizio, eccetera, eccetera. È una cosa che, se ci pensate, psicologicamente è devastante, è folle. Fatto, e non è stato assolutamente facile, perché poi ti impegni tanto, dai la vita per un risultato che molto spesso è casuale, perché non è detto che anche se sei un fenomeno puoi avere successo. Io ne conosco a centinaia di attori che sono di un talento unico, che però non riescono a beccare il progetto giusto, quindi il progetto che ha successo, non beccano il lavoro che riesce a restituirgli il talento che hanno. È una carriera che, anche se sei bravo, è abbastanza casuale. Ecco, tu quindi farai l'attore da oggi, no, sei stato... non volevo motivarti, però, anzi... Realtà, questa è la realtà. Allora, Marco... Alessandro, scusa. Sì. Prego, siamo uomini e donne, signora, lei è di? Mi dica, prego. Per i tuoi figli che vivono la vita vostra di attori bravissimi così, augureresti un domani il vostro stesso lavoro? Oppure lo incoraggeresti, o non so. Guarda, sai, per i tuoi figli, Sì, sì, per i miei figli, non lo so, è una domanda complicata, perché di anni torbidi ce ne sono stati tanti nella mia vita,
prima che cominciassi a raccogliere un po' di, come si dice, di risultati. E quindi sicuramente non gli augurerei mai quegli anni, che sono stati anche lunghi, insomma, perché io ho cominciato a fare teatro che avevo 17-18 anni, romanzo criminale è arrivato che io ne avevo 28, quindi ho fatto 10 anni che campi con il teatro, dove guadagni 40 euro al giorno se ti va bene e quando lavori. Quindi insomma c'è stato un lungo percorso che non gli augurerei mai. Gli augurerei di diventare un fuoriclasse e fare il calciatore, quindi a 17 anni di essere miliardario, ingaggiato da qualche team, anche se poi, ma ed essere milionario, anche se poi, Marco, credo che questa cosa vada al di là di una scelta genitoriale, perché se poi, come è successo a te, se poi Enea, Paolo, ma qualsiasi bambino ha veramente questa passione, credo che nessuno glielo possa impedire, no? Assolutamente no. Fino in fondo è un lavoro un po' che quasi ti sceglie, è quasi una vocazione profana, ma una vocazione, e perché no, anche sacra da certi punti di vista. Guarda, se ce l'hai, se ci credi veramente, ma credi nella professione del mestiere, dell'attore, sei in grado di vincere ogni difficoltà. Se lo fai soltanto per il bisogno di apparire, non riuscirai mai a superare le difficoltà che poi potresti trovare. E a proposito di passione per la recitazione e per il cinema, noi più tardi vedremo un film che per te è stato importante. Ci vuoi parlare un attimino di che film si tratta e perché è stato importante per te? Allora, ho scelto questo film, non so quanti di voi l'hanno visto, il film è Pasqualino Sette Bellezze, l'avete visto, immagino, soprattutto le persone più adulte magari. È stato un film che per me è stato una sorta di condanna, nel senso, io non riuscivo, avrò visto questo film prima di cominciare proprio a fare la carriera, prima di cominciare a lavorare in maniera feroce per fare questo mestiere, l'avrò visto almeno 80 volte e continuo ancora a vederlo. Per me questo film è stato fondamentale perché è il cinema che piace a me, è un cinema che in maniera grottesca anche racconta le dinamiche umane reali delle persone. È un film dove c'è un Giancarlo Giannini che fa un'esibizione, una performance immensa. Tra l'altro ha avuto una candidatura all'Oscar come miglior attore Giancarlo Giannini per questo film, insomma. È una cosa rarissima, soprattutto per un attore in lingua non inglese. Bravissimo, una cosa rarissima. Ed è un film che secondo me purtroppo da tanti verrà dimenticato, perché le nuove generazioni sicuramente non lo conosceranno mai, le nuovissime generazioni. E anche ha segnato però il tuo amore per la scrittura, vero? Ha segnato il mio amore per la scrittura, ma anche la mia, tra virgolette, ambizione cinematografica. Raccontare delle dinamiche estremamente umane attraverso delle metafore, e questo film rappresenta questo. Le persone, le dinamiche umane sono messe in scena attraverso delle meravigliose metafore in una forma molto grottesca, che sarebbe bello raccontare anche adesso, però non, bisognerebbe trovare dei limiti e delle misure, insomma, perché non sarebbero apprezzati come negli anni 70, come una volta, insomma. Però racconta delle storie intense, dei sentimenti che sono al limite della sopportazione umana, con una colonna sonora meravigliosa, una sceneggiatura stupenda, rappresenta un'epoca, un momento storico importante, e mette in scena l'umanità delle persone, che è quello che dovrebbe fare proprio il cinema, che è quello che dovrebbe fare il cinema, e che è quello che mi auguro riuscire a fare anche il film di questo romanzo. Facciamo un applauso a Marco Bocci. Grazie. Allora, innanzitutto ti ringrazio per essere venuto, per essere stato qui con noi. Federico, sei ancora vivo? No, è per una cosa di ieri, ma abbiamo chiarito. E ti ringrazio da parte mia, ti hai accettato l'invito mio di Francesco, ti ringrazio da parte
dell'istituzione di Castiglione Fiorentino e soprattutto io ringrazio voi per l'accoglienza che ci state dando ogni sera. Grazie davvero. Volevo finirti con un'ultima domanda, con una domanda che fa il mio collega Gigi Marzullo. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Questa è la cosa più difficile. Mi verrebbe veramente di risponderti con... Mi faccio una domanda. Ciao Marco, come stai? Bene, grazie. Qui ci siamo. Ma la domanda che mi chiedo davvero è: come mai mi è venuto in mente di chiamare Alessandro Bardani per coscrivere con me la sceneggiatura di A Torbella Monaca Non piove mai? La risposta purtroppo costo poco. Non è vero. Marco, ancora Marco, grazie davvero. Ringraziali anche tu perché hanno fatto delle domande. Grazie davvero per l'accoglienza che ci date tutte le sere. Grazie a Marco, grazie a Alessandro Bardani che si è prestato a fare un'intervista e grazie soprattutto ancora a Marco Bocci. Una domanda, Marco: quando Alessandro ti ha invitato alla manifestazione? Aspetta, andiamo un po' avanti che qua con noi no. A Castiglione Fiorentino, non a Castiglione Fiorentino. Grazie che hai messo la vodka qui e non l'acqua, grazie ragazzi. Cosa hai pensato quando ti ha invitato alla Sagra del Cinema? Questo nome è Sagra del Cinema. In realtà me l'ha omesso, l'ho scoperto questa sera. Grazie Marco. Grazie ragazzi. Ci vediamo qui domani sera su questo palco noi con Francesco Montanari e un altro grande ospite che ci viene a trovare. Scusami un attimo Giorgio. Volevo invitare Massimiliano Lachi e Mario Agnelli, assessore alla cultura del comune di Castiglione Fiorentino e sindaco di Castiglione Fiorentino. Sì, lascio la parola. Giorgio, un attimo che annunciavo solo una piccola cosa perché è qui presente in sala, ci vediamo domani sera qui con un altro grandissimo ospite che è Alfonso Sappella. Grazie a tutti. E vedete il film stasera ragazzi, ci conto davvero, chi non l'ha visto perlomeno. Allora, per quanto riguarda le foto con tutti le varie sostenitrici, fans, è incaricato Massimiliano Lachi che le farà singolarmente con ciascuna di voi, perché Marco deve andare a scena. Prego. Quindi le foto le fate con l'assessore alla cultura. No, io ringrazio Alessandro per la sua poderosa intervista, con la sua solita simpatia ha fatto trascorrere questa ora piacevole insieme a voi. Non vi frega niente di quello che dico, lo so, però io voglio semplicemente dare, sì, vampiri, no? Dare a Marco la nostra spilla di Castiglione Fiorentino, del nostro patrono San Michele, quindi proprio mettere sull'occhiale la camicia ricordo di questa serata. Grazie mille, grazie. Da parte della nostra città. Ripeto, per le foto l'assessore Massimiliano si metterà là a sinistra. Thank you.